ti dico il perché. Sta ben concentrato, estasiato, contempla. Pensa che, pensa che, pensa che nome avrà, che ineffabile. Abbiamo usato 90%, anche il 95% di fonti LED, quindi tutto a basso consumo energetico. In più abbiamo fatto tutta una parte innovativa dei sistemi di tracciamento, abbiamo inserito tra cui questo Zack Track, in cui lo gestisce una parte di audio, video e luci. E abbiamo dato un taglio tra virgolette molto classico, e quindi non c'è molta effettistica, anche se lo spettacolo lo richiede, quindi tutti gli accenti sono ben sottolineati, però c'è tutta una parte di fotografia, di grandi immagini. Questo spettacolo, che è Cats, che è uno storico, insomma tutti sappiamo la storia eccetera eccetera, è stato riambientato con la regia di Massimo Lino Pipero a Roma, e quindi tutta la scenografia è Roma, e quindi i gatti si ritrovano a Roma, che i gatti con Roma hanno una storia molto particolare, e quindi da qui siamo partiti. Quindi cosa, che taglio hai voluto dare? Perché mi sembra sia un buon equilibrio questo musical, io ancora lo devo vedere, però da quello che ho sentito un buon equilibrio fra una parte teatrale tradizionale con i macchinisti che lavorano il legno, diciamo così, e una parte invece molto tecnologica con la spazializzazione, con l'uso dei tag. Le luci in questo contesto come si pongono? Intanto abbiamo diciamo sostenuto, evidenziato che tutte e due le cose possono convivere, la tecnologia con l'artigianato, la tradizionalità, e quindi vediamo tutta questa parte molto ben presente. Quindi non è che abbiamo messo il video a sostituzione della scena o la luce a sostituzione della scena, sono tutte e due, sono degli elementi complementari, uno sostiene l'altro e uno evidenzia l'altro, e quindi la scena fa evidenziare come viene illuminata e la luce come illumina, come tira fuori la scena. In tutto questo inghippo ci sono in mezzo i protagonisti, gli attori, che anche loro non sono da meno, quindi devono essere presenti, in cui devono essere riconosciuti, perché uno dei problemi è spesso in queste grandi operazioni, in questi grandi show, che non si riesce a capire chi c'è sul palco. Quindi ci dicono sì, lì c'è XY, però non è riconoscibile. E invece abbiamo proprio dato questo taglio in cui si devono vedere bene tutti e riconoscere, insomma, quindi c'è una buona fotografia. Che materiale hai scelto? C'era già del materiale residente che hai potuto utilizzare, oppure è una produzione ex novo, diciamo? È una produzione ex novo, quindi tutto il materiale è stato scelto in base alle caratteristiche tecniche, e diciamo che buona parte è tutta robe, perché soddisfava tutta la parte della colorimetria, insomma, esistente, perché fanno un gran lavoro con il LED. In più ci sono sempre i buoni vecchi e nuovi ETC, insomma, che danno un buon sostegno a tutto. Tutto questo gestito da una grande MA e da due o tre. Grand Mime a 3, insomma, facciamo le cose tecnologiche nuove, insomma, facciamo un salto in avanti. Un software nuovo. Software nuovo, oh. Esclusivamente software nuovo. Okay. E però anche dei segui persona, ho visto giù in fondo, no? Ci sono dei Robert Joy, se non sbaglio. Sì, ci sono due segui persona, sia perché lo richiedeva lo spettacolo, sia perché abbiamo voluto sganciare dall'idea che Zack Track, che traccia tutti i percorsi, tutte le cose, venisse usato esclusivamente come segui persona, e quindi invece noi l'abbiamo usato anche sull'effettistica. Ok, questa infatti era la domanda successiva. No, specificando meglio come avete usato questo Zack Track, perché effettivamente offre una gamma di utilizzi di impiego che sono molto creativi. Come hai deciso di usarli, appunto? Intanto io faccio un passo indietro dicendo che tutta questa parte tecnologica andrebbe fatta una parte di formazione, di presentazione alla parte artistica, ai registi, agli attori, per far capire le potenzialità e anche loro sviluppare tutta la parte artistica, perché magari c'è una visione diversa che quella nostra tecnica, e quindi un regista potrebbe avere, ampliare il suo,
E quindi andrebbe fatto proprio una presentazione, una formazione a loro di questa parte qui. E abbiamo deciso di usare Zactrax un po' sull'effettistica, perché faccio un esempio stupido: quando c'è un fermo immagine, quindi tutti i proiettori, tutti i beam stanno su quell'attore, su quel ballerino, e il ballerino è costretto a stare in quel punto, che diciamo al 90% delle volte ci sta, però spesso potrebbe stare un po' più in là, un po' più in qua, perché giustamente danza, spettacolo dal vivo, eccetera eccetera, è un imprevisto. E con lo Zactrax i proiettori che sono assegnati lo seguono, dove si ferma c'è l'immagine, va con la console in quel time code, in quel preciso istante si ferma lì, si accende, e quindi è una parte molto... Avete avuto problemi a mappare il palco per lo Zactrax, oppure è stato tranquillo? No, non abbiamo avuto grandi problemi, e abbiamo avuto anche un po' di sostegno dalle case che lo vendono, però è abbastanza semplice, perché è un sistema radio e quindi non è molto complicato tracciare tutto il palco, insomma. Va fatto un piccolo setup abbastanza preciso all'inizio, e poi puoi aggiungere o togliere macchine, sganciare, mettere, levare, insomma, eccetera eccetera. Noi stiamo usando un sistema che ci permette di usare 64 macchine, e insomma abbiamo quasi riempito tra audio e luci e video, insomma. Infatti quanti Zactrax ci sono in campo e chi ce li ha? E intanto ce ne sono, Zactrax funziona che c'ha un attore, c'ha un tag o due, e quindi questo tag assegnato a alcune macchine viene seguito, e ce ne abbiamo 10, e gli attori sono all'incirca 27, però se li scambiano, quindi li passano tra chi non sta in scena o da quell'altro. Ne ha due Marigaian addosso, e poi tutti gli altri ballerini in base a come entrano e escono, insomma. E a quali proiettori, a quale macchine sono stati assegnati gli Zactrax? Vengono assegnati di volta in volta, dipende dal pezzo che fanno, quindi passano da un Xsplit a un Beam 150 a un Megapoint, quindi non... Diciamo non si sposano con la macchina viene usata solo in quel momento con Zactrax, poi si sgancia e viene a fare il lavoro che sta continuando a fare. Quindi insomma è dinamico, questo è programmato sulla console, come funziona? Diciamo che è molto versatile il sistema Zactrax, viene programmato dalla console, e quindi l'operatore con un semplice tasto on off lo aggancia o lo sgancia dallo Zactrax. Cioè, non ci sono delle memorie brano per brano che dicono dove deve andare, a cosa si deve collegare nella programmazione della console? È una cosa che manualmente fa l'operatore? Manualmente lo fa, come l'abbiamo programmato noi, manualmente lo fa l'operatore, lo fa in quel momento, e quindi quando attiva lo Zactrax, Zactrax segue con le funzioni che gli hai dato, quindi o puoi dargli anche live, che può essere dimmer, zoom, iride, pan, tilt, eccetera eccetera, insomma. Bellissimo. Questa è una delle ultime date, no? Diciamo per quest'anno sì, poi dovremmo ripartire l'anno prossimo da ottobre e andiamo, insomma, anche il tour italiano. Ok, e come è andata? Tu come Lighting Design sei soddisfatto del lavoro che avete fatto? Cioè si poteva migliorare, lo migliorerete, poteva andare peggio? E intanto siamo tutti soddisfattissimi, perché è stato un successone e un sold out dal primo giorno, e quindi diciamo un po' era tra virgolette quasi inaspettato, un po' scaramantico, e sono molto soddisfatto, perché abbiamo, da me compreso, siamo rimasti contenti in positivo per questa tecnologia, anche per l'affidabilità, e quindi abbiamo avuto sia l'apertura degli artisti sia del regista, che ci ha permesso di fare tutta questa operazione. Vorrei ringraziare in primis, insomma, la produzione, poi il regista che ci ha dato fiducia, e poi tutta la parte la squadra tecnica, che è stata H24, insomma, con grande passione, devozione, e anche con la ricerca di scoprire questi, tra virgolette, questi giocattoli nuovi, insomma, eravamo tutti là, funziona, non funziona, con l'ansia, sgancia, non sgancia, eccetera eccetera. E poi tutto il supporto tecnico che ci hanno dato i vari brand e i loro distributori. Bella la grande star.